Domanda. Isocrate nel panegirico ha scritto: spesso mi sono meravigliato che i promotori di feste e gli istitutori di giochi ginnici abbiano proposto grandi premi per le doti del corpo e non abbiano pensato di onorare coloro che nel silenzio della vita privata si sono affaticati per il bene pubblico e hanno cercato di essere utili anche agli altri. Era però più conveniente che avessero cura di questi ultimi. Anche se gli atleti raddoppiano le loro forze, gli altri non ne ricavano alcun vantaggio. Se invece vi è un solo uomo assennato, ne traggono profitto tutti coloro che sono disposti a seguire i suoi consigli. È vero? Risposta. È vero, ma ciò accade perché la media evoluzione ha sempre dato importanza soprattutto al corpo fisico e quindi a chi eccelle nell'attività del corpo fisico. Domanda. Isocrate nel panegirico ha scritto: spesso mi sono meravigliato che i promotori di feste e gli istitutori di giochi ginnici abbiano proposto grandi premi per le doti del corpo e non abbiano pensato di onorare coloro che nel silenzio della vita privata si sono affaticati per il bene pubblico e hanno cercato di essere utili anche agli altri. Era però più conveniente che avessero cura di questi ultimi. Anche se gli atleti raddoppiano le loro forze, gli altri non ne ricavano alcun vantaggio. Se invece vi è un solo uomo assennato, ne traggono profitto tutti coloro che sono disposti a seguire i suoi consigli. È vero? Risposta. È vero, ma ciò accade perché la media evoluzione ha sempre dato importanza soprattutto al corpo fisico e quindi a chi eccelle nell'attività del corpo fisico.